Coprifuoco spostato dalle 22 alle 23 per arrivare a una graduale rimozione nei mesi estivi. Il governo Draghi si muove, respira il settore della ristorazione, anche in una città come Lecce, da sempre meta turistica. Era una delle richieste dei commercianti, che adesso si aspettano un'estate diversa, ma comunque con ottimismo, come ci racconta Danilo Stendardo, presidente di Fipeconcommercio. L'estate che ci aspettiamo, sinceramente, è con un grosso punto interrogativo, perché comunque essere zona rossa fino a poco fa, insomma, le prenotazioni sappiamo bene, no? Che la gente si organizza molto prima. Quindi noi comunque sappiamo che c'è parecchia gente che dal momento in cui si darà fine a questo coprifuoco è pronta lì per venire nelle nostre belle cittadine, nel nostro bel Salento. Quindi ce l'aspettiamo non come gli altri anni, ma probabilmente è giusto così. Ripeto, usciamo da una pandemia, tutti quanti insieme, diciamo, ne usciremo con calma, passo a passo, insomma, riusciremo comunque a ritornare alla normalità.